Ciao, io sono Benjamin di Più di 6. Benvenuto a questa nuova lezione di letteratura inglese. Oggi parleremo del romanticismo. Vedremo insieme i temi e i caratteri comuni del movimento, per poi fare una breve panoramica degli autori più importanti. Il romanticismo si distingue dai movimenti artistici precedenti per la novità dei temi trattati, innanzitutto per l'interesse posto al regno delle emozioni, tanto che la sensibilità, la malinconia e l'amore sono alcuni dei temi più trattati dai romantici. Ma forse ciò che li accomuna di più è l'importanza data all'immaginazione. Questa facoltà umana è vista come fonte di energia spirituale e unico strumento per raggiungere la verità. Non a caso, per i romantici, l'immaginazione è maggiormente sviluppata proprio nei poeti e nei bambini. I nuovi temi comportano anche un cambiamento relativo ai soggetti di cui si occupano i romantici. La grande innovazione è l'enfasi sul soggetto, the self, e soprattutto sulla figura del poeta. Questi, essendo colui che possiede il massimo grado di immaginazione, diventa l'equivalente di un profeta, che mostra le ingiustizie della società e, in contrapposizione, i giusti ideali da seguire. L'io romantico viene poi solitamente analizzato attraverso la sua relazione con un altro grande oggetto di riflessione, la natura, che viene interpretata in molteplici modi. Da un lato, soprattutto nelle sue manifestazioni più selvagge, come sublime e oggetto di contemplazione dell'uomo. Dall'altro, come specchio dell'anima dell'uomo e possibile fonte di felicità. Un'ulteriore interpretazione, che può risultare contraddittoria, vede la natura come manifestazione dello straordinario e del sovrannaturale, e a volte anche di Dio stesso. Infine, anche dal punto di vista formale e stilistico, possiamo trovare dei tratti comuni a tutti gli autori. Per prima cosa, il mezzo di comunicazione preferito dai romantici è quello della poesia. Non a caso, i primi anni dell'Ottocento sono definiti The Age of Poetry. Certo, i romanzi non scompaiono, anzi, nascono nuovi generi come le Novels of Manners di Jane Austen, le Historical Novels di Scott e le Gothic Novels come Frankenstein di Mary Shelley. Ma la poesia la fa da padrona, e lo fa riutilizzando composizioni metriche del passato, soprattutto medievali, come il sonetto, l'ode e la ballata. Il movimento romantico inglese può essere suddiviso in tre grandi momenti. Il primo di questi è chiamato preromanticismo, perché i tratti caratteristici di cui abbiamo appena parlato non sono ancora completamente sviluppati. Gli autori di questo periodo sono i cosiddetti graveyard poets, come Gray e Young, il poeta rurale Byrne e l'artista poeta Blake. Quest'ultimo è sicuramente il più conosciuto soprattutto per la sua poetica basata sugli opposti complementari come l'innocenza, the innocence, e l'esperienza, the experience. Inoltre è sicuramente il primo a porre in rilievo l'immaginazione, che considerava come l'abilità di vedere le cose più profondamente. Secondo Blake, gli unici dotati di questa abilità sono i poeti, i bambini e Dio stesso. Così Blake apre la strada alla cosiddetta first generation dei romantici, che comprende due autori, Wordsworth e Coleridge. Insieme scrissero una raccolta di poesie intitolata Lyrical Ballads, e la prefazione di quest'opera, pubblicata nel 1789 da Wordsworth, è considerata il manifesto del romanticismo. Nella prefazione, Wordsworth espone la sua teoria sul processo creativo. Dopo aver contemplato in piena tranquillità delle emozioni provate in passato, da queste sorge uno spontaneo straripamento di potenti emozioni. Coleridge, invece, è ricordato per la sua opera The Rime of the Ancient Mariner, una storia di redenzione nella quale il naturale e il sovrannaturale si mischiano, creando un'atmosfera densa di mistero. L'ultima parte del romanticismo appartiene alla second generation, che comprende autori quali Shelley e Keats. Ciò che li distingue dai poeti precedenti è la maggiore presenza del tema politico. In particolare, Shelley vede la poesia come una specie di profezia che, come un vento incostante, ha il potere di cambiare il mondo e di esistere per sempre. Di conseguenza, il poeta, che è il portatore di questa profezia, è l'uomo più fortunato del mondo, che trova nella natura la sua ispirazione e il suo potere. Potremmo invece definire Keats un esteta ante litteram, infatti tutta la sua poesia è incentrata sulla ricerca e la contemplazione della bellezza. Questo perché il poeta considera la bellezza, da una parte, come l'unica verità, e dall'altra come l'unico mezzo per rimandare e forse sconfiggere l'inevitabilità della morte.
Abbiamo quindi finito la nostra immersione nel romanticismo inglese, uno dei periodi più fruttuosi per la letteratura dell'Inghilterra e in generale di tutta Europa. Grazie per essere stati con noi di Più di 6, ci vediamo al prossimo video.